Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, se ascoltate bene, sentite sotto di me una voce perché io e Pia stiamo guardando Sara in i video di Sara sulla televisione. E così almeno anche Pia li vede bene, vede James, vede Giulia e non... sto perdendo i capelli. E così almeno, visto che non ci possiamo vedere, perlomeno continua a vederle, a sentire la voce e magari poi non si spaventa quando ci rincontriamo. Io intanto sto sistemando, sto dividendo la roba, quella da stirare, quella da piegare e quella da portare giù, così poi preparo le borse e le porto di sotto, quella da piegare la piego e quella da stirare lo faremo poi domani perché oggi... non credo di farcela, anche perché visto che è una bella giornata, forse perché vedo delle nuvole da di qua, che visto che è una bella giornata e non c'è aria come ieri, magari porto le bambine un pochettino fuori a giocare. Adesso vediamo un po'. Comunque per adesso metti in ordine, infatti c'è casino, cioè ho spostato diciamo il casino, ma più che altro sembra, ma l'ho solamente divisa in modo che è più facile poi piegarla e tutto quanto. Intanto ci guardiamo Sara. Questo qui è il vlog del 2 aprile. La prima parte è fatta, ho levato i cuscini, ho aspirato bene, ho rimesso giù così almeno adesso il divano perlomeno pulito, perché è inutile con le bambine in casa, con le video lezioni, ci sono quei lavori che non riesco ad andare a fare. Un conto è avere solo Pia che è messa lì con un video tipo come adesso che stiamo guardando Sara, sta brava, ma se no c'è un casino pazzesco. Quindi, appunto, visto che sono tornati a scuola, ci sto dando un attimino dentro. Adesso vado a piegare tutta la roba che non è da stirare e la così almeno la divido per bambino e poi devo passare a mettere in ordine qui. Dillo un po', dov'è che deve andare Manu il gatto? Dove va Manu il gatto? Dove? A? A casa? Abbiamo mangiato e adesso stiamo guardando Pippi. Guardiamo qualche puntata, poi bisogna fare i conti. Allora, è ora di cena. Cioè, è quasi ora di andare proprio a mangiare. Qua sto facendo i crauti. E che naturalmente il coperchio è troppo piccolo perché quello suo si è rotto. E qua ho fatto gli ossobuchi al vino rosso. Invece per me faccio poi un hamburger vegetariano. E adesso vi faccio vedere la spesa che ha fatto Maurizio all'Eurospin.
con anche lo scontrino perché me l'ha portato. Ho fatto andare lui quando ha finito di lavorare per evitare di uscire io con Pia, che visto che non può mettere la mascherina, preferisco evitare. E andrò anche a fare un po' di minestrina veloce, perché oggi ha fatto veramente freddo, ad Acqui Terme ha anche nevicato, quindi, cioè non è che ha nevicato 7 metri di neve, però comunque l'aria è fredda, perciò qualcosa di caldo fa piacere. Adesso vi faccio vedere la spesa e poi vado avanti nella preparazione della Allora, abbiamo cena. preso 6 peperoni rossi, cioè ha preso, poi 2 confezioni di assorbenti ultra di giorno, 2 pesto al basilico, 3 di grana padano DOP grattugiato e 3 di insalata cuori di iceberg. Poi 2 confezioni di carote da 1 kg, 3 pacchi di pomodorini, 2 pacchettini di mandorle, una bottiglia di aceto di vino rosso per i crauti e 2 pacchi di farfalle. Poi un pacchetto di pan bauletto, no, 2 pacchetti di pan bauletto di grano duro, 2 integrale, 6 yogurt magro, un pesto senza glutine, questo qui, delle nostre stelle, e un pacco da 4 kg di riso a chicco lungo. E adesso vi faccio vedere l'ultima cosa, ve la faccio vedere così. E poi 2 pacchi di patate da 2 kg. Questo è tutto, adesso vi lascio lo scontrino e poi e niente, vi giro e vi saluto. Abbiamo cenato, abbiamo guardato qualche video di Thomas Hungry. E adesso abbiamo pulito il tavolo, fatto la lavastoviglie e ora andiamo a dormire. Pia è già da un po' che dorme perché era stanca e quindi Ciao. niente. Noi andiamo a dormire e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao, Ciao. buonanotte per noi, per voi, boh. Ciao, vuoi Ciao. salutare Sabrina? Ciao. A domani. Giorgia, vuoi salutare? È andata in No, si è bagno. chiusa in bagno. Ciao, buonanotte. 1, 2, 3, come on!